Sono da poco passate le 7 di domenica mattina. Il fidanzato di Giulia Tramontano esce di casa per andare al lavoro. Lascia Giulia a casa. Quando torna, secondo le dichiarazioni del giovane, si accorge che è sparita. Ma dove può essere andata? Se Giulia, uscendo di casa, fosse andata verso destra e verso questa direzione, sarebbe finita in via Novello come prima tappa. In questo punto, lo vediamo, non ci sono telecamere di sorveglianza, almeno visibili. La prima telecamera di sorveglianza che incontriamo è in questo parcheggio, si trova da quella parte, punta verso le case, però difficilmente Giulia può aver girato da questa parte perché si sarebbe ritrovata in una strada senza uscita. Molto più probabile invece che Giulia sia venuta in questa direzione, sempre via Novella. Qui molte abitazioni, una zona residenziale. Avete telecamere di sorveglianza voi qua? Noi niente, abbiamo qualche telecamera nella banca qui in fondo. Sempre in via Novella le prime telecamere di sorveglianza private che troviamo nelle abitazioni. Si arriva in via Alessandro Volta, che è una strada molto grande. Qua sulla sinistra ci sono bar, un'edicola e anche una banca. Sulla destra invece vediamo che c'è la prima fermata dei mezzi pubblici che incontriamo vicino casa di Giulia. Se Giulia non avesse preso l'autobus ma si fosse diretta verso il centro di Senago, ecco qua alla sinistra un'altra abitazione, un'altra telecamera di sorveglianza. Finisce via Volta, arriviamo in centro a Senago, in via San Bernardo, si va verso il centro storico, l'area pedonale. Centro storico, area pedonale, zona traffico limitato, là una telecamera pubblica. Sindaco, quante sono le telecamere pubbliche a Senago? Le telecamere presenti sul nostro territorio sono 18 al momento.